Innanzitutto mi fa molto piacere vedere anche qua un bel flusso di ragazzi, di giovani e la presenza di questi enti che di fatto si mettono in mostra e raccontano quelli che saranno i corsi. Io credo che il segnale sia molto positivo di queste giornate, mi sembra di percepire un grande interesse da parte dei ragazzi, ricordiamo che questi sono corsi prevalentemente per disoccupati over 24 anni, quindi sono corsi che vanno a intercettare proprio la parte più difficile da intercettare e il fatto che ci sia questa presenza, l'altro giorno a Imperia più di 1000 ragazzi si sono iscritti, a Savona mi sembra che non siamo da meno come attenzione, direi che è un bel segnale perché vuol dire che è vero che abbiamo un alto indice di disoccupazione in questa regione che comunque gli ultimi dati ci dicono essere leggermente più incoraggianti, in calo, abbiamo una forte presenza di NEET ma gli ultimi dati anche in questo caso ci dicono che sono diminuiti del 5%, quindi vuol dire è molto più che nel resto del nord ovest, quindi vuol dire anche che c'è un'attenzione da parte dei ragazzi e che quello che io lo definisco un po' il nostro incubo, perché i NEET lo sono quei ragazzi che non studiano e non lavorano e quindi sono loro che dobbiamo andare a intercettare, beh forse ci stiamo riuscendo anche con eventi di questo tipo. I corsi per quanto riguarda la provincia di Savona sono diciamo ingenti perché abbiamo stanziato 1,9 milioni su questa provincia, sono corsi che vanno su tre linee di intervento, in particolare ripeto per disoccupati, abbiamo una piccola parte anche per gli occupati che riguarda soprattutto il settore edile che è quello più reattivo per la riconversione di fatto dei dipendenti e abbiamo corsi che abbracciano soprattutto la parte turistica dell'accoglienza e la parte della ristorazione perché è una delle vocazioni di questa provincia e anche di questa regione. Abbiamo corsi specifici per esempio per quanto riguarda l'accoglienza turistica in lingua inglese, io se non ricordo male abbiamo avuto degli articoli di giornale che ci segnalavano qualche giorno fa che manca la conoscenza dell'inglese, ebbene questa è una delle risposte perché ci sono dei ragazzi, quelli che passeranno questo bando, che potranno essere formati in questo senso. Abbiamo per esempio un corso per macellaio, anche lì è ancora attuale questa figura, i dati ci dicono di sì, recentemente sono uscite delle statistiche che dicono carenza di macellaio, allora vuol dire che nella programmazione dei corsi abbiamo abbastanza azzeccato e poi abbiamo anche diversi corsi per quanto riguarda l'aspetto più informatico e tecnologico, per esempio un corso per pilota di droni, anche questa è una professione che sta diventando sempre più appetibile perché obiettivamente è uno sviluppo della tecnologia che adesso sta invadendo un po' in tutti i settori, in tutti i campi, perché ci sono diverse aziende che si sono prese il drone e può servire da più punti di vista, non soltanto occupazionale ma anche di prevenzione, può servire per lo sport, per monitorare gli impianti sportivi, può servire a livello di tutela dell'ambiente. Abbiamo ad esempio un corso per doppiatore e questa è una città dove ad esempio con un festival ad hoc è sentita, quindi insomma io penso che abbiamo toccato, ora poi l'elenco è lunghissimo, lo rifaremo, lo ribatteremo nel dettaglio ai ragazzi, ma abbiamo toccato diversi settori e quello edile ovviamente, siamo qui proprio ospiti della scuola edile. Credo che sia un segnale importante, spero che ci sia richiesta, anzi la sensazione è che ci sia più richiesta da parte dei ragazzi che non posti a disposizione per i corsi, quindi abbiamo 596 posti in questa provincia, vediamo quanti ragazzi si iscrivono qui, quante saranno le domande globali che arriveranno agli enti che poi dovranno fare una loro selezione. È ovvio che quelli che non saranno soddisfatti, se ci sarà un overbooking, dovremo tenerlo in considerazione, sicuramente l'abbiamo avuto a Imperia, vediamo che cosa capita qui, dopodiché potremmo anche pensare eventualmente di liberare altre risorse del Fondo Sociale Europeo per venire incontro alle esigenze dopo aver fatto una bella analisi dettagliata dei fabbisogni del mercato del lavoro, perché ci tengo a dirlo, l'obiettivo finale è sempre quello di fare formazione sì, ma sempre più abbinata a quelle che sono le esigenze delle aziende. Ribadisco che questo bando prevedeva nel punteggio dell'assegnazione agli enti un alto punteggio per chi prevede l'occupazione a fine corso e questo è un dato che voglio ribadire perché se non c'è la previsione occupazionale e soprattutto se non viene rispettata non ci sarà poi l'elargizione completa delle risorse. La previsione occupazionale per questi corsi è di oltre il 50%, quindi fate i conti su 596 alunni, vuol dire che per i 250 è prevista l'occupazione. Non si vogliono dare false illusioni ai ragazzi, ma percorsi formativi che li possano davvero portare nel mondo del lavoro.